Ci troviamo nell'ottava sala dedicata alla letteratura italiana, dove leggeremo la 46esima novella delle Porrettane. L'abate di San Procolo si scotta la bocca mangiando lasagne coi suoi monaci e si trovano tutti ingannati a vicenda. Magnifico conte, spettabili gentiluomini e voi, vezzose e belle donne. La nostra abbazia di San Procolo, ora ufficiata dai devoti religiosi neri di San Benedetto, aveva un abate di nome Dionisio dei Pasci Poveri, nobile famiglia della nostra città, e un gruppo di monaci di buona fama. Avvenne che nella pestilenza del 1388 i monaci, per fare il loro dovere di confessori degli appestati, come il più delle volte accade, morirono tutti, ad eccezione dell'abate e di altri due, Don Domizio e Don Martino. Un venerdì, giorno di vigilia, il cuoco preparò per loro a pranzo un buon piatto di lasagne con del bel formaggio grattugiato. Appena il tegame arrivò sulla tavola, sotto il naso dell'abate, questi si sentì così solleticato nell'appetito che ne portò subito un boccone alla bocca. Ma erano appena state sfornate, e l'abate si scottò in tal modo che, non fosse stato per vergogna e per non dare il cattivo esempio, avrebbe sputato fuori il boccone. Si sforzò di tenerlo in bocca e per il dolore cominciò a strabuzzare gli occhi e a stringerli versando qualche lacrima. Il che, vedendo Don Domizio e pensando che il cibo gli fosse andato di traverso, non avendo pronta dell'acqua fresca, gli gettò premuroso in faccia mezzo bicchiere di vino bianco dolce, avanzatogli da una zuppa appena mangiata. L'abate, sconcertato dal getto, inghiottì il boccone e, come per scusarsi, anche se il vino gli bruciava gli occhi, disse con bocca ardente: «Figliolo, mi sono fortemente commosso pensando a tutte le volte che questo refettorio è stato pieno di fratelli che mangiavano lasagne, mentre adesso siamo solo in tre». Don Domizio rispose, anche lui commosso, che portasse pazienza e si rimettesse alla volontà divina. Poi anche lui si mise in bocca un grosso boccone di lasagne, scottandosi a sua volta e strabuzzando gli occhi con le lacrime. Capì allora per qual motivo l'abate avesse pianto, ma questi, accortosene, gli chiese: «Perché piangeva te, Don Domizio?» «Padre mio, anch'io piango per lo stesso motivo». Dopodiché anche Don Martino attinse al tegame una bella porzione e se la portò alla bocca, scottandosi tremendamente. Con gli occhi lacrimanti e la bocca aperta, cominciò a sbuffare come se esalasse l'ultimo respiro. L'abate, vedendolo, ne ebbe piacere e disse: «Cosa vi accade, Don Martino, che sbuffate?» Lui gettò fuori il boccone e rispose: «Piango perché Dio ci ha tolto i buoni e lasciati i cattivi, visto che ci inganniamo a vicenda». E al colmo dell'ira mise le mani nel tegame in modo così maldestro che le lasagne schizzarono sul viso dell'abate, che sembrò sporcato di gesso. Mentre l'abate si puliva, così scottato come era un'altra volta, Don Domizio, essendo giovane di carattere gioviale, non poté trattenersi dal ridere. L'abate, tutto sporco dagli occhi allo scapolare, alla cappa, a fatica si trattenne dal far male a Don Martino. Se non fosse stato tempo di peste, non fosse stato lui stesso cagione del proprio male, l'avrebbe fatto incarcerare per penitenza. Tuttavia disse: «Don Martino, i religiosi non devono scandalizzarsi. La nostra professione richiede pazienza e il nostro abito umiltà. Voi avete mancato queste virtù e siete degno di penitenza, ma voglio che la mia clemenza sia più grande del vostro peccato e vi perdono, ma state attento un'altra volta». Chiamò il cuoco, che era tedesco, e gli ordinò di portare altre lasagne. Egli, che era con loro da pochi giorni, disse: «O lupi, avete già divorato tutte le lasagne che vi ho portato? E che vi venga il cacasangue, che è la prima imprecazione che imparano i tedeschi quando vengono in Italia». Così, avendo l'abate buttato la cosa in scherzo e dimenticato la scottatura e lo scandalo, i monaci mangiarono avidamente un secondo tegame di lasagne, stavolta stando attenti a non ingannarsi a vicenda. Il racconto piacque tanto alla brigata da farle dimenticare tutti gli altri.